Cielo nuvoloso sopra Cortina d'Ampezzo, come vedete da queste immagini, una Cortina che ospita per l'occasione la quinta edizione di una marathon per le ruote grasse, la Cortina Trophy, prova fuoristrada organizzata dalla AS di Cortina Experience. Una gara off-road di quelle come si deve, con due percorsi, uno marathon di 78 km e 2500 metri di dislivello ed un classic di quasi 49 km e 1300 metri di dislivello. In programma dunque la Cortina Trophy, ma anche un weekend fatto di tante iniziative: downhill, bike cross, slackline, yoga, BMX, chi più ne ha più ne metta. Per l'occasione è stato anche allestito un piccolo villaggio sportivo nel centro della rinomata località sportiva, qui di oltre 500 atleti iscritti a questa prova che vi racconteremo, gentili telespettatori di Rai Sport. In sintesi, ben trovato da sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Enrico Gremes che cura la parte tecnica di questa nostra trasmissione, lo speaker, i motociclisti, tutto pronto, c'è anche il pubblico con le mascherine così come i concorrenti, mascherina che sarà tolta per il via ovviamente, è tutto pronto, dicevamo, per la partenza. Allora alle ore 8.30 il via dal centralissimo Corso Italia di Cortina d'Ampezzo con le prime fasi di questa gara in salita su asfalto. Ovviamente qua poi si va subito sull'off-road, l'asfalto è davvero poco, anzi in questo caso c'è il San Pietrino e qui proprio la partenza del gruppo di questi 500 che partecipano alla quinta edizione della Cortina Trophy. Si parte presto, la gara è lunga ed anche abbastanza impegnativa, le immagini dall'alto molto suggestive per quanto riguarda questa partenza. A fare il ritmo sono subito Sebastiano Frassetto, seguito da Alexei Medvedev, Marco Rebagliati, Armin Dalvai, Daniele Mensi, un gruppetto composto insomma da una dozzina di bikers, ma siamo davvero alle prime fasi, solo alle prime fasi di questa gara, al via dicevamo 500 atleti. Lo spettacolare percorso marathon è di 78 km, 2500 metri di dislivello, dislivello ovviamente positivo, che prevede gli inediti passaggi alle Cinque Torri, Forcella, Averau e Tofanina, per poi transitare dal passo Posporcora e rifugio Mietres prima di scendere verso l'arrivo proprio nel centralissimo Corso Italia, da dove abbiamo visto sono partiti i 500 con un ovviamente tanta voglia di affrontare questa gara. Tra i favoriti sicuramente il MIG russo Alexei Medvedev, ma anche Daniele Mensi, Marco Rebagliati, Domenico Valerio, Armin Dalvai. In campo femminile l'abbiamo vista proprio prima in fase di partenza, spicca sicuramente il nome dell'atleta della nazionale italiana marathon, Chiara Buratto. Questi insomma sicuramente i principali pretendenti per la vittoria in questa gara organizzata a Cortina d'Ampezzo, la regina delle Dolomiti, località a oltre 1200 metri di altitudine, immersa in uno scenario di incomparabile bellezza, dichiarata patrimonio naturale dell'umanità UNESCO, sede, lo ricordiamo, nel 1956 delle Olimpiadi invernali e ancora oggi vetrina di grandi appuntamenti sportivi. Nel 2021 a Cortina sono stati organizzati i campionati mondiali di sci alpino e nel 2026, non lo dimentichiamo di certo, con Milano ma anche col Trentino e l'Alto Adige, Cortina ospiterà per la seconda volta le Olimpiadi invernali, fasi organizzative già partite per questo grande, grandissimo appuntamento del 2026, appuntamento a cinque cerchi. Questo dunque lo scenario, lo vedete ancora dall'alto, di questa gara che ha riportato a Cortina le ruote grasse, proponendo percorsi inediti, tecnici e spettacolari che hanno permesso di ammirare le bellezze della zona. E qui dobbiamo ancora entrare in quello che è in quelli che sono sicuramente i panorami più belli di questa Cortina Trophy, giunta alla quinta edizione. Vedete, la freccia indica il percorso ai 500 che stanno affrontando questa gara. Al comando della prova sono sempre in 9, ma ben presto le salite importanti faranno sicuramente un'ulteriore selezione, una selezione che diventerà davvero importante non appena
i sentieri, non appena le strade poderali e forestali si inerpicheranno verso le montagne, verso quelle montagne bellissime che contraddistinguono Cortina d'Ampezzo e che regalano scenari mozzafiato, come abbiamo detto, ai concorrenti, ma anche ai tanti turisti che ovviamente d'estate così come d'inverno affollano la località bellunese. Sempre solitaria al comando intanto Chiara Burato, che impone un ritmo insostenibile per le avversarie, lo avevamo detto fin dal principio, sicuramente la rappresentante della nazionale Marathon era tra le favorite, per il momento non si smentisce e staremo a vedere se poi fino alla fine riuscirà a tenere questo ritmo indiavolato, questo ritmo davvero forte Chiara Burato, che al momento per quanto riguarda la gara femminile al comando. Qui siamo tornati sulla gara maschile, le spettacolari salite di cui parlavamo anche prima che faranno la vera selezione e regaleranno questi panorami incredibili che poi si apriranno su alcune delle cime dolomitiche più belle in assoluto della zona e queste cime dolomitiche che, come ricordavamo, sono patrimonio UNESCO. Mentre gli atleti del marathon affrontano le prime salite, alle 9.10 prende il via anche il percorso classic di 48,6 km e 1300 metri di dislivello positivo. Ritorniamo sul percorso marathon, sugli spettacolari passaggi alle Cinque Torri e al Gran Premio della Forcella Averau, luoghi veramente incantati, li vedete qui in queste immagini che, come si suol dire in questi casi, parlano da solo. Al comando della gara troviamo un uomo solo, anche in questo caso, Marco Rebagliati, Wheeler 7C Force. Le immagini forse non rendono l'asprezza di queste pendenze che in alcuni tratti superano il 25%. Un Marco Guga, così viene chiamato da amici e parenti Rebagliati, che in questo momento sta facendo davvero bene, sta spingendo tutta sui pedali, un Rebagliati che proprio in questo periodo ha messo in mostra un'ottima condizione, riuscendo forse a raccogliere meno di quanto aveva realmente nelle gambe, che oggi vuole lasciare il segno qui alla Cortina Trophy. Insomma, questa è un'ottima occasione per i biker ligure per lasciare il segno, per mettere questa sua zampata vincente. Vedremo come andrà a finire e se il nostro giovane campione riuscirà effettivamente a capitalizzare il suo vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori. Ricordiamo tra gli altri il successo alla Hero Citroën Dolomiti 2019 a Selva di Gardena di Rebagliati nella prova da 60 km e 3200 metri di dislivello. Con le nostre telecamere affianchiamo il battistrada per accogliere anche lo sforzo profuso e per sottolineare quello che dicevo prima, queste pendenze che in alcuni tratti superano il 25% e quindi la fatica è davvero tanta, tantissima. Vediamo qui ancora le immagini sul battistrada solitario Marco Guga Rebagliati, che sta guidando almeno per il momento questa quinta edizione della Cortina Trophy, in uno degli scenari più suggestivi, più belli delle Dolomiti. Al suo inseguimento troviamo il russo Alexei Medvedev, che nonostante gli anni continua ad andare molto molto forte. Qui vediamo ancora, grazie al drone, questi paesaggi spettacolari, le immagini dall'alto che ci regalano emozionanti scorci per quanto riguarda le Dolomiti, ma ci regalano e ci fanno vedere, sottolineano anche lo sforzo degli atleti che prendono parte a questa marathon delle ruote artigliate, nata appunto 5 anni fa, e quindi ancora con il russo Alexei Medvedev che sta spingendo tutta per cercare di riportarsi sotto, di riportarsi nelle vicinanze di Marco Rebagliati, che sta guidando questa gara, sta guidando qui nell'Ampezzano questa prova off-road marathon davvero impegnativa. In terza e quarta posizione Armin Dalvai e Domenico Valerio, che stanno transitando proprio in questo momento. Dunque terzo Armin Dalvai,
quarto Domenico Valerio e lì sta arrivando ancora piccolo un altro concorrente, vediamo chi è, si tratta con tutta probabilità, anzi lo è, Daniele Mensi, e siamo al cospetto della Torre Grande. È possibile dunque pedalare in molti posti sulla mountain bike in questa zona delle Dolomiti, ed ora questa gara, la Cortina Trofi, attira da qualche anno campioni e professionisti delle ruote grasse. Qui ancora Armin Dalvai in quadrato in questo momento, dicevamo campioni e professionisti, ma anche tanti appassionati dell'off-road su questi tracciati che stiamo vedendo ora progettati, e questo invece è Domenico Valerio, questi percorsi, dicevo, progettati con le legati all'unicità di paesaggi che dire da sogno non è un'esagerazione. Ancora atleti, questo è sempre Domenico Valerio in quadrato, quindi Dalvai in terza posizione, Domenico Valerio in quarta, in quinta prima abbiamo visto Daniele Mensi che stava arrivando subito dietro a Dalvai e Valerio. Scorci unici allora e soggetti che rendono davvero incredibile questa gara in una cornice mozzafiato nelle Dolomiti, e questo è Daniele Mensi, quindi la classifica non è cambiata, Armin Dalvai terzo, Domenico Valerio quarto, Daniele Mensi quinto, secondo Medvedev e alla guida della quinta edizione della Cortina Trofi fino a questo momento Marco Guga Rebagliati, e poi arrivano anche altri concorrenti più dietro per quanto riguarda la prova. In sesta posizione Simone Linetti, l'inquadratura in questo caso dall'alto. Per quanto riguarda Simone Linetti, che viene anche incitato dal pubblico, lo sentite anche in sottofondo, il bravo bravo degli escursionisti, di coloro che stanno transitando in questo momento proprio su questi splendidi sentieri. Poi settimo Sebastiano Frassetto, anche lui inquadrato dalle nostre telecamere, vedete proprio anche gli escursionisti che stanno risalendo lungo questa strada poderale che porta in queste zone davvero incredibili. Siamo verso la salita che porta al rifugio Averau, a quasi 2500 metri di quota, dove è posto anche il primo GPM, il primo gran premio della montagna. E qui abbiamo anche colpo di scena, perché ora ho visto passare in testa Medvedev, dunque Rebagliati è stato superato dal MIG russo Medvedev. È successo qualcosa, forse qualche problema per Rebagliati, che viene dunque superato. Poi Domenico Valerio è secondo, e terzo invece è passato Armin Dalvai, quindi è cambiato qualcosa. Quarto Simone Linetti, che avevamo visto prima in sesta posizione nel tratto in salita, qui si comincia a scendere, quindi quarto Simone Linetti, anche per lui qualche problemino in questo caso, lo avete visto appena inquadrato dalle nostre telecamere. E poi arriva Sebastiano Frassetto, che dunque è quinto, prima lo avevamo lasciato settimo, e ora Daniele Mensi, che invece anche lui si è un pochino attardato e dunque in questo momento è sesto. Quarto Linetti, quinto Frassetto e sesto Daniele Mensi, ma ricordiamo che in questo tratto in discesa Rebagliati, che ha avuto qualche problemino, è stato superato da Medvedev, davanti dunque guida il russo, poi Domenico Valerio, poi Armin Dalvai, poi Simone Linetti, Sebastiano Frassetto e Daniele Mensi. Questa è la classifica per quanto riguarda il momento. Ritorniamo sulla salita, dove intercettiamo Chiara Burato, sempre nettamente al comando della prova femminile. Dunque Chiara Burato, che davvero sembra non avere nessun tipo di problemi, sembra non avere nessun tipo di difficoltà, la sua pedalata è ancora bella, rotonda, senza nessuna difficoltà. Immagini ancora che ci portano dall'alto, single track prima e veloci strade poderali poi, fanno prendere davvero velocità in questo momento, e non sono consentite ovviamente distrazioni alla guida, altrimenti
eventi potrebbero essere fatali. Medvedev sempre al comando, dunque il russo, ma che da tanto tempo abita ormai in Italia, dove si allena, dove partecipa a tantissime gare, è sempre al comando. Dunque dopo questa lunga discesa è ancora Medvedev che guida la quinta edizione della Cortina Trophy, dopo che c'è stato il sorpasso ai danni di Rebagliati che però rivediamo in questo caso, quindi rientra. Probabilmente c'è stato un problema per Rebagliati sul percorso, deve aver sbagliato parte del percorso, quindi in questo momento è rientrato, ha recuperato posizioni, si getta ovviamente al inseguimento del russo al comando. In terza posizione transita invece in questo momento Valerio, e quindi è terzo Domenico Valerio dopo che è stato superato da Rebagliati, e quindi Valerio in terza piazza. Arriva anche ora Dalvai, Armin Dalvai, che vediamo in quadrato in quarta posizione, saluta anche le nostre camere, ha qualcosa da dire anche al nostro operatore, quindi questa è la era invece Armin Dalvai che è transitato quarto, e dunque queste ancora le direzioni da seguire, proprio perché dicevamo c'è stato questo piccolo problema. Dopo i passaggi dalla Tofanina, aver scalato il passo Posporcora con relativa velocissima discesa, il passaggio da Pian Deloa, dove al comando troviamo sempre il russo Medvedev, lo abbiamo appena visto in quadrato, Rebagliati sempre secondo, però in grande spinta inizia a mettere nel mirino il battistrada, mentre ha superato anche un concorrente, lo vedete in questo momento, del percorso Classic, il percorso più corto, quello con 1300 metri di dislivello e poco più di 48 chilometri da affrontare. Dalvai transita ora in quarta posizione per quanto riguarda questa edizione 2021 della Cortina Trophy, gara marathon riservata alle ruote artigiane, che stiamo seguendo ovviamente in sintesi, che vi stiamo raccontando in sintesi, al passaggio della Fit Zone, dell'assistenza tecnica, preceduto da un concorrente del percorso Classic, abbiamo trovato sempre il nostro Medvedev che continua dunque a guidare, che continua dunque a fare il ritmo lì davanti da solo senza nessun problema. Rebagliati transita con un ritardo di 40 secondi, incitato dal suo team manager, l'ex campione del mondo Massimo De Bertolis, e Valerio è saltamente in terza posizione, almeno ci pare di aver colto da queste immagini, momenti anche di rifornimento per i concorrenti, che è assolutamente importante rimanere idratati, assolutamente importante. Dunque abbiamo visto insomma il passaggio prima di Medvedev, poi di Rebagliati e poi di Valerio, che ripassa qui, lo vediamo nelle immagini, in terza posizione. E quindi non sono cambiate granché le posizioni lì in testa alla gara, lì in testa alla corsa. Dalvai transita quarto e siamo nelle fasi direi decisive per quanto riguarda questa prova, perché non si può più sbagliare, ora si entra davvero nel vivo lungo la salita verso il rifugio Mietres. Vedremo che cosa succederà e vedremo se cambierà qualcosa in questa quinta edizione della Cortina Trophy. Tanto qua un passaggio in questa zona, vedete dove è stata falciata l'erba per permettere dunque ai concorrenti di transitare senza nessun problema. Medvedev intanto abbiamo visto mantiene saldamente il primo posto, ma ora vediamo se è cambiato qualcosa lì in testa, perché dicevamo ora la salita verso il rifugio Mietres può cambiare decisamente le sorti di questa gara. E vediamo intanto i vari passaggi, e qui ci spostiamo a Cortina d'Ampezzo in attesa del vincitore che arriverà qui nel
nel cuore dunque di Cortina, nel cuore di questa rinomata località, e lo vedete alla fine Rebagliati che con il tempo di 3 ore 56 minuti e 2 secondi, il ligure Marco Rebagliati, Wheeler 7C Force, viene a, va a prendersi questa vittoria, il sorriso dunque nonostante l'errore sul tracciato, nessun problema per lui, va a prendersi l'abbraccio di Massimo De Bertolis, viene complimentato dal direttore tecnico della squadra e spiega quanto è successo probabilmente proprio a Massimo De Bertolis, qualche problemino per lui sul tracciato, ma vedete insomma il fango sulle ruote, sul telaio. Arriva intanto Medvedev dal Likugan Racing Team, eccolo qua, per lui secondo posto, dunque Medvedev che è stato a lungo in testa, il 5, la stretta di mano con il vincitore Marco Rebagliati, secondo Medvedev, e qui ancora un bel primo piano di chi si è imposto, di ligure Marco Rebagliati che ha vinto in 3 ore 56 minuti e 2 secondi questa quinta edizione della Cortina Trophy. A completare il podio Domenico Valerio, KTM Protec Electro System, eccolo qui, sta tagliando in questo momento. Allora abbiamo il podio completo: Rebagliati primo, Medvedev secondo e Domenico Valerio in terza posizione. Qui si scambiano le opinioni subito dopo il traguardo, ovviamente per capire quanto è successo, per capire come è stata affrontata la gara. Armin Dalvai, RH Racing Kronplatz King, chiude con un'ottima quarta posizione, ma questo è il podio, lo vedete, la cerimonia dei fiori maschile con Rebagliati che sale sul gradino più alto del podio, proprio alla fine è riuscito ad imporsi a Medvedev, terza posizione per Domenico Valerio. Eccolo qui il podio, può essere davvero molto molto soddisfatto il ligure Marco Rebagliati che in 3 ore 56 minuti e 2 secondi ha vinto. Dopo la prima salita lunga che ho scollinato davanti, poi purtroppo in discesa ho sbagliato strada e mi sono ritrovato secondo con un po' di distacco e sono riuscito pian pianino a recuperare terreno fino a che sull'ultima salita ho ripreso Alexei e sono riuscito ad arrivare poi da solo qua a Cortina. Prima dell'ultimo rifornimento c'è stato un momento che ho intravisto la moto da prepista e ho detto se c'è la moto lì allora no, non sono tanto lontano, forse ce la posso ancora fare. Poi sull'ultima salita quando vedevo Alexei che era qualche tornante più sopra, lì ho detto proprio mi gioco tutto quanto e cerco di andarlo a prendere per giocarmela. Bella domanda, non lo so, non ho più visto di cartelli, io ho seguito quello che mi sembrava il sentiero giusto perché poi era tutta pietra lassù in cima e poi ho capito di aver sbagliato perché non c'era più niente e soprattutto non c'era più il sentiero, si andava a perdere il sentiero, quindi è stato un momento un po' brutto perché poi ero sceso talmente tanto che non sapevo come tornare indietro e poi alla fine sono riuscito a trovare la strada giusta e mi è andata bene, dai. È sempre parto per vincere, però ancora un periodo appena tornato dopo a casa, ancora un periodo così, poi penso per fine luglio riprendo la mia forma e oggi dai, ho fatto la mia gara, poi Rebagliati andavo di più, in più che lui ha sbagliato la strada e vinto, dai. Tutto è giusto. Come dicevo prima, dopo l'infortunio di qualche mese fa, la terza gara che faccio e già essere qui sul podio è per me è super, quindi veramente veramente bene. Il percorso era in perfette condizioni, un po' viscido e quindi per me è ancora meglio perché è più divertente. Salite dure come me le ricordavo, però pedalare qua è uno spettacolo ed è una vera gara di mountain bike. Questa è l'intervista ai primi tre, ma col tempo di 5 ore e 7 minuti e 34 secondi chiude la sua corsa solitaria a comando anche l'azzurra Chiara Burato, OMAP Cicli Andreis, in 23esima posizione assoluta, davvero bravissima, sentiamola. Tosta, veramente tosta, arrivare in cima al monte non me l'aspettavo così, mi ha ricordato tanto la mia gara a Peel che ho fatto e
viscida e fangosa, veramente tanto tecnica, però divertente, bella. Allora questa era Chiara Burato, intanto Chiara Mandelli ha chiuso seconda ed è Fabiana Pellin a completare il podio femminile di questa Cortina Trophy, che a questo punto dà appuntamento a tutti gli appassionati di mountain bike al 2022, quando Cortina d'Ampezzo ospiterà la sesta edizione di questa gara. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, rimanete con i programmi di Rai Sport. Arrivederci.